Salve, altro test sui numeri di ossidazione del cloro. Quali numeri di ossidazione del cloro sono presenti nei seguenti composti? KClO, HClO4, NaCl, FeClO3 preso due volte ed HCl. Bene, io ho riscritto qui i cinque composti. Naturalmente mi calcoli il numero di ossidazione composto per composto, sempre applicando la regola che la somma dei numeri di ossidazione in un composto neutro deve essere sempre uguale a zero. Sono tutti composti neutri, l'ossigeno è meno 2, il potassio più 1, il numero di ossidazione del cloro naturalmente qui è più 1. Andiamo a vedere il secondo. Uguale a 0, meno 2 per 4 meno 8, più 1, il cloro qui è più 7. In NaCl è semplice, più 1 il sodio elemento del primo gruppo, naturalmente il cloro è meno 1. Nel quarto abbiamo ossigeno meno 2, 2 per 3, 6, meno 12. Il ferro, il numero di ossidazione è uguale a questo indice qua per la regola dello scambio, quindi è più 2. Il cloro sono 2, anzi, completiamo qui. Qui devo mettere più 2, meno 12, più 10, diviso 2, che sono 2 di cloro, più 5. Scrivo direttamente il numero di ossidazione. E qui è lo stesso come in questo caso, più 1 e meno 1. Quindi si ripete. Vedete il numero di ossidazione, meno 1 e meno 1. Quindi elimino subito i primi tre perché ne riporta 5, invece sono soltanto 4. La scelta sarà tra D ed E. Eliminiamo subito la D perché c'è un più 2, tra l'altro un più 3. Se andiamo a vedere la E, abbiamo meno 1 sia qui che in quest'altro composto. Poi abbiamo più 1, lo troviamo nel primo. Più 5, eccolo qua, e più 7, e questi secondi. La risposta esatta è dunque la E. Alla prossima!